Falegnameria Paludetto. Da più di 60 anni, il legno su misura a casa tua. TG Plus News edizione di Venezia, buon pomeriggio. In apertura del nostro notiziario la cronaca. Nel pomeriggio del 21 febbraio i carabinieri della stazione di Spinea hanno eseguito la misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di un trentenne del posto per i reati di maltrattamento in famiglia e rapina commessi ai danni dei propri genitori che lo hanno denunciato per i fatti in questione. Dopo essere stato riaccolto nella casa familiare dalla quale era stato allontanato in passato con provvedimento dell'autorità giudiziaria, il giovane ha continuato a rendere la vita dei genitori un vero e proprio inferno, minacciandoli ed ingiuriandoli in più occasioni, costringendoli altresì a cercare il riparo nella propria camera da letto nei momenti in cui andava in escandescenze. In queste ultime settimane alcuni datori di lavoro domestici stanno contattando l'ADICO dopo aver ricevuto una comunicazione con la quale l'INPS contesta agli stessi il mancato pagamento di alcuni oneri previdenziali riferiti a persone che, per lo più, si occupano dell'assistenza di anziani non autosufficienti, le cosiddette o i cosiddetti badanti. ADICO, spiega il presidente Carlo Garofolini, non sta contestando la richiesta a priori, chiede solo all'INPS che venga emanata una specifica circolare per chiarire la richiesta economica. Purtroppo, davanti a importi non rilevanti, tante persone pagano senza approfondire. Il nostro obiettivo, continua Garofolini, è che i rapporti tra cittadini e INPS migliorino decisamente, visto che, per l'esperienza maturata tramite le segnalazioni dei nostri iscritti, abbiamo la sensazione che l'ente previdenziale, in molti casi, sia un po' troppo chiuso nei confronti degli utenti. Parliamo di sanità. Roberto Guarino, 45 anni, originario di Napoli, residente nel Porto Gruarese, è il nuovo direttore dell'unità operativa complessa di pronto soccorso all'ospedale di Porto Gruaro. Il dottor Guarino si è laureato in medicina e chirurgia all'Università Federico II di Napoli e sempre nello stesso Ateneo si è specializzato in chirurgia generale a indirizzo urgenza. Per quanto riguarda l'attività professionale, dopo una breve parentesi lavorativa svolta nel Lazio, nel 2012 è approdato all'ULS 4, dove è stato assunto con l'incarico di responsabile dell'unità di osservazione breve intensiva al pronto soccorso di Porto Gruaro. Successivamente ha diretto e dirige tuttora l'unità operativa dipartimentale di coordinamento dei servizi sanitari turistici dei punti di primo intervento del litorale. La bella stagione si avvicina e quanti nei prossimi mesi si troveranno a percorrere la Greenway del Sile, il magnifico percorso cicloturistico che costeggia il fiume, potranno notare una novità importante. Sono al via infatti i lavori di sostituzione delle vecchie transenne in legno, ormai rotte e usurate dal tempo. Al loro posto saranno posizionate nuove staccionate in acciaio Corten, sul modello di quelle già collocate nella parte a nord del percorso ciclo pedonale. L'intervento sarà attuato sulla Greenway tra Quarto d'Altino, Tre Palade e Porte Grandi. Il progetto prevede un investimento di 275.000 euro. I lavori prenderanno il via la prossima settimana tra lunedì 4 e martedì 5 marzo, in base all'andamento delle condizioni meteo. Questa era la nostra ultima notizia. Grazie per essere stati con noi. Arrivederci. Falegnameria Paludetto. Da più di 60 anni, il legno su misura a casa tua.